Voglio morire! Ah, vogliamo morire, raga! Crocifiggeteci! Chi sei tu? Benvenuti in Kiwi! Qua c'è sta pure! C'è sta pure Deadpool! C'è sta! Come te chiami, zi? Deadpool! È nome tuo! Alessandro! Allora, no, non devi mettere qua, fatte vedere! Oh! Ma questo l'hai fatto tu o l'hai comprato dal cinese, zi? Ho cucito a mano, guarda. È cucito a mano. Arriva dalla Cina. Dalla Cina, oh, col furgone, dalla Cina col furgone. Se spera. E se spera, capo, andiamo. Senti, la prima volta che vieni qua a Romix? No. Sono tipo 20 anni che esci via. No, se no 40, dai. Sì. No, sarà la quarta, quinta volta. Sarà la quarta, quinta volta. Senti, lei invece la tua metà, la tua dolce metà. Come te chiami tu invece? Valentina. Eppure tu abbiamo. Vieni da anni. No. Meno 5-6 volte. Ma tutte ste cose in faccia, cioè ci si è messo. Io sono makeup artist. Vabbè, allora qua veramente namo proprio. Io fatta con la colla a caldo. Vedi, la colla a caldo, perché molti cosplayer dicono la colla a caldo non si usa nel cosplay, invece no, la colla a caldo è come la donna. La colla a caldo, io dico sempre, è come la donna, bisogna saperla usare con dolcezza ma fermezza. Finché calda funziona, ragazzi, capito? Bella, questa è proprio a chicca de mistica, namo. Sta pure Rubber, c'è sta chi sei tu? Crollo di Anterante, qua c'è sta pure un Free Hugs, poi c'è sta pure sto tipo che abbraccia. Vieni qua, fatti vedere, purché tu sei grosso, non te si vede bene. Tu qua, vieni qua, non te scappa, chi sei tu? Endeavor. Come? Endeavor. Endeavor, senti, ma perché avete scelto sti personaggi, raga? Perché Luffy è pazzo come me. Tu invece? Perché mi piace. Perché sei un accendifuoco, sei un appiccia-fuoco. Sei un accendino, sì. Tu invece Crolla perché? Crolla a stile, dai, perché a stile. Questa che è la Bibbia, eh? Più o meno. Ah, ecco. Tutte al contrario, la Bibbia al contrario, perché lei legge al contrario, legge, diciamo. Oh, senti, ma mi dici la... Chi è che sta passando? Questi proprio i campanelli tipo Natale, diciamo, sì, e passano così, esattamente. Senti, ma mi dici una cosa più strana, particolare che ti è successa qua a Romix, diciamo, in questi anni che ci vieni? Particolare è la mia prima volta, però la particolare. La tua prima volta? Allora, oggi che cazzo ti è successo oltre a me che ti sto rompendo le palle? Ieri, una bambina mi ha fermato, è stata la cosa più carina che ci potesse capitare. Oh, che dolce! Accendi fuoco, ma c'ha un cuore tenero, c'ha. Tu invece la cosa più particolare che ti è successa qual è? Non lo so. Come non lo sa? Non lo sa. Io che te rompo nulla, le palle. Nulla, no. Diciamo. Io che te... Sì. Tu invece? L'anno scorso ballare con uno zenizio a caso. Così? Sì, cioè, avevo messo la cassa e... Ah, stava la cassa. E abbiamo fatto un flamenco insieme. Bello. Vabbè, ragazzi, quindi mo voi che fanno andate? Andate a vedere un po' in giro. Sì. Andate un po' a fare i cazzi vostri, diciamo. Un giro, due passi, ci fermiamo. Se vai più avanti c'è un sacco di gente. Vanno scattate foto, un po' di foto vanno scattate. Sì. Voglia. Vabbè, ragazzi, se vediamo, damo. Anzi, no, io vado con sto cappello così alla Ruffi. Oh, raga, qua c'è sta pure il Funko Pop di Batman, raga. Ciao, ragazzi. Giusto, come te chiami? Paolo, perché hai scelto sto personaggio da fare Funko? E a me mi piace pure quelli strani, particolari, che tu sei abbastanza particolare. Così, te piace? È la prima volta che vieni a Romix? No, sono venuto una marea di volte. Però sto cosplay, vedi, è molto particolare, perché sta andando morto. Dai, ma vabbè, dai, questa sera ha fatto qualche giro in qualche padiglione? Già fatto ieri, già ho dato. Dai. Vabbè, andiamo su, anzi, dammi sto coso. Com'è che diciamo? Iscrivetevi al canale. Oh, e qua da dietro, Nama da fastidio a Bakugo. Vieni qua, non scappi. C'è sta Bakugo. Com'è? Chargeball, faccia da scemo, esattamente. E? Kirishima, Red Riot, grazie. Esatto, raga, ma perché avete scelto sto personaggio da fare? Perché siamo così. Perché siete così. Sì, esatto. E tu? Perché accendi fuoco. No, perché il carattere è quello, quindi mi viene facile. Tipo quello di prima che accendeva il fuoco.
pure tu sei accendente. Ni, diciamo. Tu invece? Che ci voleva qualcuno che doveva rendere la situazione divertente. Elettrica. 13 o 13? 13. Ah, ecco. E quindi, raga, come ti chiami? Denki Caminari. Aspetta, che non serve. Come che ti chiami? Denki Caminari. No, il nome tuo, sì, Denki, l'abbiamo capito che sei Denki. Rebecca, tu? Megan. Agnese. Quindi, raga, mi raccomando, ma che sto cose li avete fatti voi o li avete comprati dal cinese? L'abbiamo fatto noi. Non è roba cinese, no, sì, non è roba, è roba originale, diciamo, fatto voi. Minchia, sì, ci ha messo un anno. Quanto ci avete messo di tempo per fare tutta sta roba? Io un mesetto e mezzo. Un mesetto? Ma non c'è niente da fare, sì, te metti proprio là a giornata. Tu invece quanto tempo ci metti? Circa una settimana. Una settimana, cioè, proprio full immerso, diciamo, sì. H24 te sei messa. Sì, oh, bravo. Preciso. Io in due settimane. Perché tu? Perché lei c'aveva già la giacca di 20 anni fa che c'aveva stipata un armadio e c'aveva registrato di aver. È vissuta, ho combattuto io, Ha combattuto tutte scosse elettriche che dai, si è bruciata. Beh, giustamente, raga, ricordiamo ai nostri. Guarda, iscrivetevi al canale, fa così, fa, dai ammazzata di cosa c'è, raga, iscrivetevi al canale, se no ve fa a sparata, boom! C'è sta, c'è chi cazzo sono? Questi, chi cazzo sei con queste cose in faccia? Chi sei tu? All Might, sì, questi pensano di scamparsela. Vieni qua. Qua c'è sta pure Goku, c'è sta. Chi sei Goku? Chi sei? Ultra estito completo. Saitama, e tu, questo sei invece. Tu invece chi sei? All Might. Raga, allora, sta cosa la dovemo chiarire. Fra All Might, Saitama e Goku, chi cazzo è il più forte? Io! Io! Vabbè! Faccia tenere con una pompa! Vai in Ucraina! Porto la pace nel mondo! Senti, mi dici una cosa, perché hai scelto sto personaggio? Perché Goku mi rappresenta! Goku ti rappresenta, diciamo. Sì. Ce l'ha nel cuore, diciamo. C'ho tutte le trasformazioni, c'ho! Tutte quante! A te invece? Perché è pelato come a te, diciamo. O te sei fatta? Perché? No, non solo per quello, pure perché un po' mi ha detto ci assomigliavo, quindi. Effettivamente ci sta un po', dai, mamma. Metto immagine qua vicino, ci sta un po', ci assomigliare, la somiglianza. Mi hanno fatto due palle così, fallo, ho detto fallo, come ho fatto. Tu invece? Io invece? Perché hai scelto sto personaggio? Perché mi piace. Perché te piace, giustamente. Perché mi piace, me lo metto. Giustamente. Fa vedere muscolo. Che questa è tutta finzionizia. Dai, c'ho anche il drago Sherron qua, c'ha pure il drago, sì. C'ha pure, che quindi cazzo vuoi di più? Che cazzo vuoi di più? Dai, chi si? Abbiamo il contatto su. Ci contattiamo ogni tanto. Lui, tu invece che personaggio sei? Lucard da Helsing. Perché c'è questo personaggio? Perché è l'acronimo di Dracula. Di Drago, esatto. Oppure tu, quindi tu succhi il sangue o lo sputi il sangue? Ma no, succhi il sangue solo alle vergini, però. Vabbè, questo è il mio tipo. Questo è palato fino. Questo è palato fino. Vabbè, ragazzi, se vediamo in giro, dai. Okay. Famo la cosa, dai, yeah. Vedo un po' di gente, sta tipa col fucile, voglio sapere che stai a fare con sto fucile, zi, che è pericoloso, che stai a fare, zi? Una foto col fotografo, aspetta, gli faccio due domande che gli rompo per caso. Senti, che sì. Personaggio è il tuo? No, è un mio original character. È un tuo original, diciamo, sì. Tu invece che personaggio? È uguale. È lo stesso, sì. Sì, quindi va bene. Ho disegnato tutto io. Tu se la disegni, quindi è l'artista, è lei l'artista, diciamo, sì. Fa vedere sto fa vedere sta spada. Me coglio, non è roba cinese, non l'hai presa dal cinese, da qualche parte così. Dal cinese, no. Roba vostra. Sì. I pezzi dal cinese, sì. Diciamo le cose come stanno, zi e namo. Senti, come ti chiami? Valerio. Ok. Davide. Senti, da quanti anni che venite qua a Romix? Fammi sapere. 6-7. Io e una decina. Senti,
Voi state insieme estate, giusto? Oh, all'omo. Diciamo una cosa, tu tappati le orecchie. Senti, qualche personaggio, personaggio de Fantasiano che ci hai visto qua, che dici che personaggio de Fantasia. Con chi è, qual è il personaggio? E poi faresti una serata, quelle un po' particolari. Quelle particolari, questa c'è il fucile, questa c'è trivella a tutti, c'è trivella, quindi meglio di no, meglio. Quindi fammi vedere sto fucile, fammi vedere. Fammi vedere. Porca, ma che sei scema, ma che fa costa, madonna mia. Senti, io ho visto un tipo che moglie, devo dare una sparata in fronte. Enzi, vieni qua che te sparo in fronte. Oh ragazzi, e poi qua c'è sta pure sto Cristo in croce, c'è sta sto Cristo in croce, chi sei? Voglio morire. Ah, vogliamo morire, raga, crocifiggeteci. Chi sei tu, come te chiami? Lilith barra Adam di Evangelion. Oh, e tu invece sei? Lilith di Evangelion. Ah, voi fate la stessa roba, siete, avvicina, fate vedere bene, fate vedere che tu c'hai ste ali gigantesche, c'hai, raga. Ma perché, allora raga, allora senti, perché hai scelto sto personaggio? Dov'è il microfono? Non lo vedo, aspetta. Qua, okay, devo, okay. Parla. Allora, fare Evangelion base, i soliti personaggi non ci andava bene, volevamo qualcosa per cui dire, cioè proprio vogliamoci male. E quindi mi ha scelto questo. E quindi una cosa proprio impegnativa, una cosa così leggera da portare senza ingombro, te fai sto personaggio, giustamente. Poi puoi appare per te la cosa. Sì, perché poi io adoro Rey e quindi volevo omaggiarla in un modo più. Questa cosa è la sfelonda energetica. Questa. No. L'uovo di Lilith o anche la luna nera? È l'uovo? L'uovo di Lilith. Quindi l'hai cosato. L'ho custodito. No. Stava in un'altra zona e io quando sono spuntata sono andata a riprendere. È uscito. Dalla terra è uscito questo. Ah, ecco, dalla terra, già lo vedevo che stava a scrivere maliziosi. E quindi raga, quindi vabbè, senti, ma il personaggio, oltre a questo, oltre a sto coso che è stata fa oggi, qual è il cosplay più difficile in assoluto che avete portato qui a Romix, raga? A Romix questo, assolutamente. Prima di questo ieri Gallo da Promare per la parrucca e tutto il resto. Quindi stavi tutto a petto nudo, a gelarte, sì, stavi, sì, a cacasotto dal freddo, diciamo. Esattamente. Oh, questo invece per te invece qua il più Romix. Sì, qua a Roma, il più difficile, più particolare, più difficile, diciamo. Forse l'anno scorso Rosalinda saltò per il vestito che c'era tutto lo strascico e me lo calpestavano e quindi buona. Ti ha portato strascico qua a Roma, che prete principessa, quindi grazie che ti è rimasto attaccato. Quindi mo almeno stavolta vi siete fatte sta cosa, state qua fermi, non ve muovete, già, esatto. però sta cosa è boh, perché ti pigli un po' il sole, ti pigli, esatto. T'abbronzi. Io sto facendo la fotosintesi, la fotosintesi, hai capito, è intelligente sta cosa, bisogna pensare. Vabbè. Oh ragazzi, e poi mentre stavo a vedere qualche cosplayer qua in giro, ho visto che c'è sto Goku che è però in versione casalingua, diciamo, versione casalingua. Casalingua proprio. Sì, dai, allora il torneo di salsa per iniziare. Ok, tra poco a roba dei giorni. Sì, mi sono messo così comodo, usciamo dalla stanza dello spirito del tempo, facciamo una merdina Vegeta. Tanto dai, a me non serve la stanza dello spirito e del tempo, sai, solite Goku. Eh sì, ci siamo. Sapete che oggi il vento è particolarmente forte. Perché? È perché mi sa che Vegeta si starà incazzando dall'altra parte. Bravo. Giusto, secondo me è giusto. Secondo me è giusto. Senti, è bellissimo, è bellissimo. Sto cosplay. Poi la giacca dei pellets, quanto è figo. Senti, Rago, come ti chiami? Allora, mi chiamo Ivan. Ivan, ok. Sì. Non Ivan Drago, quello. No, Ivan, ma allora penso che era 4 metri più alto di me, più o meno. Avrei dovuto mettere tipo trampoli alla Transformers. E poi penso che sia pure un po' più bello e muscoloso, no? Vabbè, pure tu, cioè bei muscolo. Senti, qui ti faccio una domanda un po' così, un po' particolare, diciamo. Sì. Qual è una delle cose più strane? Cioè, dici tu, ma che cazzo è successo? Oltre a me che ti vengo a rompere i palle, diciamo qua. Sì. Che ti è successo qua a Romex? In bagno praticamente c'era una signora che ad un certo punto ha cominciato a toccarmi le punte. Mi sono dovuto abbassare in ginocchio perché lei voleva toccare le punte e mi ha detto: wow, ma tipo sui tuoi occhi. Ma ti pare che, cioè, possono mai essere... Ma perché? Cioè, questa ha iniziato a toccarti le punte. Sì, cominciò a fare tipo tutto. Ho detto, ma perché? Ma pensava forse che i capelli fossero veri? Strano? Guardare ma non toccare, mannaggia, che quindi.
E quindi niente, senti, gli facciamo un'onda energetica a questi se non si iscrivono al canale. Mannaggia, me la vuoi doppiare tu mentre io la faccio? Dai, tu fai. Io la voglio onda. Sei pronto? Vai, vabbè. Vai. Onda energetica. Bravo, bravo. Bravo. Torrisi. Dai, sì. E quindi ragazzi, avete visto che ho dato un po' di fastidio a qualche cosplayer che sta qua in giro a Roma. Quindi qua a roba ce n'è tanta da dare fastidio. Ma se no sto video dura un'ora. Quindi mi raccomando raga, se volete venire a Romix, che il prossimo Romix sarà ad ottobre, se vediamo a Romix e vi rompo i coglioni pure a voi. Nel frattempo ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare per tutto il coso che dovete fare sempre. Ci vediamo al prossimo video e quindi ciao carini!